Che cosa sta succedendo con la storia di MJF? Cerchiamo di scoprirlo oggi, non tanto per quello che sta succedendo oggi, ma per quella che è stata l'escalation che ha portato fino qui. Benvenuti quindi a un nuovo video di AEW Italian Podcast, io sono Stefano, la voce di questo progetto, e oggi vi voglio parlare un po' di quello che è successo nell'ultimo periodo a MJF. In realtà un ultimo periodo abbastanza lungo, si parla di un 9 mesi circa di tensioni su tensioni, quindi chiaramente dobbiamo andare a parlare e partire andando un po' indietro nel tempo. Siamo nei primi mesi del 2019, quando viene annunciata la firma di MJF. MJF firma un contratto molto particolare. Ora vi spiegherò più o meno come funzionano i contratti in All Elite. Vengono fatti contratti da 3 anni più 1. Quel più 1 è un, diciamo, la possibilità di prolungamento del contratto da parte dell'AEW anche a livello unilaterale, che è ciò che è successo a Brian Cage. A Brian Cage sarebbe finito il contratto, Tony Khan glielo ha prolungato di un anno e lui non ha potuto dire no, perché è una cosa che tu firmi in quel giorno e lo puoi fare. Perché si può fare con i 3 anni più 1? Perché in realtà nel mondo dello sport tu puoi fare contratti firmati entro i 5 anni, non puoi andare oltre i 5 anni, ok? Quindi MJF fa una firma per un contratto molto particolare, perché è l'unico contratto in All Elite, ripeto, l'unico, perché Cody, Kenny, Bucks sono tutti contratti da 3 anni, ok? Maxwell firma un contratto per 5 anni ed è l'unico contratto in cui gli viene specificato che non può andare da nessun'altra parte, può stare solo in All Elite Wrestling. Quindi non può andare in Pro Wrestling Guerrilla, in MLW o dove vuole lui, non può firmare per andare in una indie, no, può solo stare all'interno dell'All Elite. Ovviamente se andiamo indietro adesso di questi 3 anni fa, nel 2019, MJF aveva 23 anni, un po' di esperienza alle spalle e magari si è fatto 2 conti, ha detto perché no? Questi hanno intenzione di andare in TV e quant'altro. Io sono amico di Tony Khan. Ci saranno delle belle possibilità. In realtà le belle possibilità ci sono state. Ha lavorato ad alcune delle faide più importanti. Pensate semplicemente alla faida in cui Cody sostanzialmente non sarebbe mai andato per il titolo della All Elite. Era una faida molto importante, la sua faida con Jericho, la sua faida anche con Moxley, in un momento particolare, forse dove non era nemmeno così tanto pronto, se vogliamo, ma è andato. È stato al centro di tantissime discussioni per quanto riguarda la sua bravura, dove tanti dicevano al microfono sei il top, ma poi a livello di ring. E qua io invece dicevo tante volte, guardate che è bravo MJF, perché comunque è bravo, fa il suo e lo fa anche molto bene. In realtà poi viene oscurata la parte in ring per certi versi da tutta la parte del microfono, che è comunque la sua principale. Ed è lì che comincia questa sorta di ribellione attraverso appunto l'utilizzo del microfono. Non so se ricordate, siamo più o meno intorno al periodo di All Out del 2021. C'è una puntata a Cincinnati in Ohio e praticamente Brian Pillman è di Cincinnati. C'è la sua famiglia a vederlo, MJF esce, fa un promo molto molto shoot contro di lui, contro la famiglia, peraltro questa è una cosa che può succedere, fa uno shoot contro la famiglia e la mamma di Brian Pillman, che un paio di giorni fa purtroppo è venuta a mancare, è completamente scollegata la cosa ragazzi, però è successo, ve lo dico, infatti insomma le più sentite condoglianze a Brian Pillman ci stanno. Sostanzialmente in quel momento MJF prende il microfono e guardando la telecamera dice fermatemi, vi prego, fermatemi. Questa cosa a noi è piaciuta un sacco perché abbiamo visto proprio una sorta di follia ben condensata in un ragazzo che sa veramente parlare molto bene, sa usare quest'arma molto tagliente che è la lingua per portare su di sé l'attenzione, ma anche per cercare di demolire e distruggere i propri avversari. Poi, durante una mini faida con Darby Allin,
la faida famosa in cui lui comincia anche a citare i Pillars, per esempio, beh, durante quella faida, il 30 settembre del 2021, lui dice che è amico di Tony Khan e con tutti i Khan che ci sono nel mondo del wrestling, beh, Tony Khan è sicuramente nei primi due della sua lista. E noi sappiamo molto bene che l'altro Khan, sono due al momento quelli importanti, è uno dei dirigenti maggiori della WWE. Sempre in quel promo, lui ricorda che in MLW nel 2018 aveva avuto contatto e insomma si era fatto amico Bruce Pritchard, che all'epoca lavorava per la MLW, ma che poi è tornato a lavorare, come ogni tanto accade, in WWE. E lui dice: occhio, perché io ce l'ho tra i numeri lo speed dial, ok? Tra i numeri preferiti. Questo ha fatto ovviamente tantissimo buzz, no? Poi pensate a quante persone sono lì e dicono: caspita, l'ha citato la WWE, non si può fare, insomma. Però sembrava quasi concordata la cosa, perché passa sotto traccia e per alcuni mesi non si parla più di queste cose. Anche se ogni tanto, all'interno di qualche, diciamo, qualche talk show, qualche podcast, una frecciatina qua e là, MJF l'ha data. Ovviamente, quando è che rincara la dose? Rincara la dose il 23 marzo del 2022, quando al The Ariel Helwani Show, sì, lo sto leggendo perché altrimenti non mi sarebbe mai tornato in mente, lui fa sostanzialmente una dichiarazione importantissima. Lui dice: mi piace tutto quello che fa la WWE. E insomma, io nel 2024 sarò libero e quindi inizierà quella che potremmo definire la bidding wars, cioè la guerra al rialzo del prezzo per avere i servigi di MJF. Esce però qualche giorno fa, in realtà, una sorta di aggiornamento su MJF. Pare che a gennaio gli sia stato ritoccato il contratto. Ritoccato significa che lui percepiva, prendetelo con le pinze perché noi non siamo a conoscenza dei, nessuno è a conoscenza dei contratti dell'All Elite. Percepiva una cifra, gli è stata quasi raddoppiata, ma ovviamente sono cifre ancora lontane da quello che sono le cifre che vengono date ai lottatori che arrivano e che hanno un altro tipo di nome. E ovviamente quel tipo di nome è un nome che incolla teoricamente lo spettatore, anche se Maxwell continua a dire: guardate che i ratings migliori li fate durante i miei segmenti. E questa cosa non è sbagliata, perché se voi guardate i ratings, se lui lo dice probabilmente ha ragione. Io non ho controllato, ok? Ma anche due settimane fa è successo così. Anche non questo Dynamite, quello precedente, il segmento principale è stato quello che vedeva coinvolto Maxwell insieme a Wardlow. Quindi sostanzialmente è possibile che sia andata così. Peccato che da quel momento, dal Ariel Helwani Show, sostanzialmente qualcosa si rompe. Addirittura viene riportato che il 28 marzo 2022 c'è un'accesissima discussione tra Tony Khan ed MJF. Accesissima. Nessuno ne ha effettivamente parlato, ma i reporter di wrestling ne hanno tirato fuori la cosa. Salvo poi dire che il 29 di marzo, quindi il giorno seguente, pace è stata fatta. I due, a freddo, a mente fredda, si sono seduti, hanno parlato, hanno detto: ok, parleremo del contratto a tempo debito, per adesso sotterriamo l'ascia di guerra. Tutto bello, no? Peccato che durante lo show dell'11 maggio 2022, quando c'è stato il momento della firma del contratto di Wardlow, che avrebbe subito un altro paio di prove prima di poter andare ad affrontare MJF, beh, MJF durante lo show ha nominato il 2024 dicendo: non volete parlare del 2024, vero? Nemmeno il signore là dietro nella stanza dei bottoni vuole parlare del 2024. E quindi ha un po' rincarato la dose su quello che sarebbe stato sostanzialmente il grosso elefante all'interno della stanza. Salvo poi tutto si mette a tacere fino al 26 di maggio. 26 maggio 2022, quando c'è il media briefing, quindi quando Tony Khan parla delle varie storyline e risponde alle domande dei giornalisti. Beh, c'è prima di ogni pay per view e ogni volta salta fuori qualcosa di interessante che viene riportato.
Tra le cose che vengono riportate c'è Tony Khan che, parlando proprio del discorso di Wardlow e MJF, cercando di rincarare un pochino la dose, dice che è una grande opportunità per Wardlow quella di liberarsi dal peso di MJF e finalmente poter cercare di firmare per la All Elite Wrestling. E dice, testuali parole, è molto bello quando la vita vera si intreccia con il wrestling. Ma attenzione, la vita vera non è che Wardlow era all'interno del mondo MJF e doveva entrare nel mondo dell'Elite. La vita vera qui era chiaramente una frase in gimmick, in personaggio. MJF quindi fa un tweet in cui scrive testuali parole fuck this place, ok? Fanculo a questo posto. Poi questo tweet viene cancellato, ma il mondo di internet, in quanti microsecondi dopo che è stato mandato questo tweet migliaia di persone lo hanno screenshottato e tenuto. E una volta scritta una cosa, quando hai un certo grado di importanza a livello sociale, beh, quella cosa rimane lì. Sta di fatto che due giorni dopo, il 28 maggio 2022, MJF non si presenta a un meet and greet a cui era stato chiamato a partecipare. Sostanzialmente non ci va, per altre ragioni non si presenta neanche Samoa Joe. Quei soldi a quelle persone che avevano pagato per essere lì con MJF vengono restituiti e comincia a saltare fuori la voce che MJF probabilmente non sarà Double or Nothing. L'AEW non smentisce mai il match tra i due. Wardlow e MJF si scontreranno tranquillamente e tutto quello che viene fuori dal media managing della AEW è semplicemente un continuare, reiterare, portare avanti, tranne per un tweet. A un certo punto, proprio nella giornata di domenica, viene mandato un tweet in cui salta fuori la promozione di questo match, tweet che viene poi cancellato dalla All Elite, e quindi ancora lì si riaccende il polverone. Cosa succede? Succede che durante lo show Double or Nothing, il primo match della serata, è MJF contro Wardlow. MJF arriva, fa il suo match, credetemi, come se nulla fosse. Cioè io non ho percepito assolutamente nulla, tranne una cosa, non c'era Sean Spears. Il resto era tutto identico a sempre. Quello che doveva fare MJF, come doveva comportarsi MJF, lo ha fatto. Quello che abbiamo visto è uno squash forse troppo potente, ma in realtà ci stava anche dopo tutti gli anni in cui Wardlow è stato nelle mani di MJF, quindi ci poteva anche stare da un punto di vista narrativo, non lo vedo così strano. Beh, finisce il match e sembra tutto in stallo. Durante la conferenza post pay-per-view, a Tony Khan viene chiesto qualcosa su MJF e lui dice non ne voglio parlare, ci sono tantissime altre cose di cui parlare di questo pay-per-view. Di quello che è successo con MJF avremo modo di parlare in futuro. Quindi viene sostanzialmente fatto sapere a tutti che ci sarà un incontro tra Tony Khan e MJF proprio il 1 giugno. E il 1 giugno è anche il giorno del Dynamite successivo a Double or Nothing. 1 giugno viene annunciato che ci sarebbe stato MJF a parlare durante la puntata. MJF esce e tira fuori quella che potremmo chiamare la pipe bomb del 2022. Lui shoota contro tutto e tutti, ma soprattutto contro Tony Khan. Lo chiama Mark, gli dice che mette troppo peso agli ex WWE, insomma tante di quelle cose che pensa, oppure tante di quelle cose che noi vediamo sul web, tante di quelle critiche che giustamente o meno vengono mosse a Tony Khan, un roster troppo lungo e si dà poco spazio a tutti, il fatto che non ci siano le opportunità serie per tutti, il fatto che vengano pagati troppo i contratti degli ex WWE, insomma tante cose di questo tipo che non sono solo ad appannaggio di quello che pensa MJF, ma sono anche il rumor, quello che si rumoreggia, il rumore di fondo che c'è in tutto il web intorno alla All Elite, sia da parte degli hater che non aspettano altro che poter fare questo genere di cose, sia da parte anche di qualcuno che ama la AEW e in fondo un po' si preoccupa del fatto di non poter vedere tutti i lottatori che ama
lottare un certo numero di volte e vederli girare in modo concreto, ma vedendo tanti nomi che gli piacciono. Beh, in buona sostanza, questa poteva essere la fine. Maxwell fa un promo di oltre 5 minuti e quando arriva a una parte che non è nemmeno così critica, in cui continua a urlare "Fire me", quindi licenziami, non voglio fermarmi fino al 2024, licenziami, beh, lì si spegne tutto. In quel momento si poteva pensare che quello fosse uno shoot potente, ma si può anche pensare che quello sia un work. Perché lo dico? Perché i commentatori dopo il silenzio assoluto sulla vicenda lo portano e soprattutto sono troppo calmi perché una cosa del genere sia successa veramente, perché uno scossone del genere sia venuto dal nulla. Inoltre c'è una cosa che mi ha fatto pensare al work più totale, cioè CM Punk nel momento di pubblicità mandata quasi al volo, beh, CM Punk entra e prova a parlare a Maxwell, ok? Maxwell prende e se ne va per il pubblico e va via, non guarda nessuno, scortato però da un membro della security. Quindi non se ne va da solo, c'è qualcuno dietro di lui che protegge, come sempre accade. Anche quando c'è Moxley che arriva dal pubblico, ci sono quelli della security che tengono d'occhio tutto. Come sempre accade, qualcuno scorta fuori MJF. Come se ci fosse già l'idea che potesse succedere una cosa del genere. Oppure semplicemente possiamo pensare che quelli della security siano persone molto ben preparate e che vedendo uno andare via, beh, gli vanno dietro. Sarà così? Non sarà così? Quello che sappiamo però è che il 2 giugno 2022 Maxwell Jacob Friedman viene rimosso dal sito ufficiale della All Elite. Senza alcun comunicato viene semplicemente tolto. E voi direte, succede anche per altri, no? L'hanno fatto con Penelope Ford, per esempio, l'hanno fatto con Joy Janela, l'hanno fatto... Sì, però lì erano finiti i contratti. In questo caso non sappiamo né di una sospensione né di un licenziamento. Nulla, semplicemente, flup, rimosso la fotografia dal roster. E cos'altro è stato rimosso? Dallo shop della All Elite Wrestling tutto il merchandise che riguarda MJF. A questo punto, cosa dobbiamo credere? Beh, io vi ho riportato i fatti e alcuni rumor riguardo a tutta la vicenda. Voi cercate di mettere insieme i pezzi e cercate di farvi una vostra idea. Magari scrivete nei commenti qua sotto cosa ne pensate. Cos'è, secondo voi, che sta succedendo intorno a questa vicenda? La verità però non la sappiamo oggi. E come la maggior parte delle cose che noi viviamo, che sono fatte abbastanza a regola d'arte o sono reali, perché questa potrebbe anche essere una situazione reale, non programmata, non preventivata, no? Ma mettiamola pure giù così. Se questo fosse un work così ben orchestrato, beh, lo verremmo a scoprire molto più avanti. Se questo fosse uno shoot, beh, dovremmo scoprire tra qualche giorno, in fondo, no? Capiremo da comunicati ufficiali oppure cosa succederà. Di certo c'è un fatto molto importante. La All Elite non è quotata in borsa e non deve rendere conto ai propri azionisti, perché gli azionisti non ci sono. Quindi non deve dire tutti i passi che fa, chi licenzia, chi tiene, chi prende. Può fare tutto quello che gli pare, tra virgolette ovviamente, sempre nei limiti delle policy di tutto, può fare tutto quello che gli pare, senza dover rendere conto agli altri. Quindi noi potremmo anche vedere rimosso MJF, non vedere più MJF da qui al 2024 e poi vederlo nel 2024 in WWE o dove vuole lui. Sta di fatto che dobbiamo solo aspettare. Le congetture funzionano fino a un certo punto. Sì, sono chiacchiere da salotto, però non è il nostro potere. Noi sappiamo che la All Elite ha subito già un danno gigante con l'abbandono di Cody. Ma questo danno gigante era all'apparenza, perché poi si è assorbito in un attimo. La gente ormai è andata oltre Cody. La gente non ha abbandonato la All Elite per Cody. Quindi, sostanzialmente cosa potrà succedere ad MJF non lo sappiamo. Non sappiamo cosa potrà succedere al pubblico nel post eventuale MJF. Sappiamo però che possiamo tenere gli occhi aperti e tenere d'occhio la situazione, cercando di capire senza farci prendere troppo dall'animosità.
quello che accadrà, beh, lo vedremo e sicuramente noi di AW Italian Podcast saremo qui anche per commentarlo insieme a voi. Grazie di cuore per aver seguito questo video, spero sia stato davvero utile. Voi continuate a pensare, a fare, a raccogliere informazioni, fate come ho fatto io, una bella timeline, cercate di capire che cosa è successo con l'ordine esatto degli eventi. In questo modo e solo in questo modo potrete avere un quadro più generale, anche per capirci un po' di più. Se questa è una storyline a lungo termine, beh, vedremo dove vuole andare a parare. Sarebbe la seconda gigante, veramente gigante, dopo quella di Hangman, e sarebbe il secondo ciclo narrativo con un ragazzo che ha 4 anni meno, se non 5, di Hangman. Insomma, potrebbe essere davvero un modus operandi della All Elite, anche se le premesse, lo sapete, non mi piace così tanto quando si parla di contratti, di soldi, di situazioni che poi alla fine a noi fan non dovrebbero competere. Però questo è il mondo che abbiamo, questo è il mondo che segue famelico e come uno stalker quello che succede nelle aule di tribunale dei personaggi famosi. Beh, vogliamo sapere tutto, no? Quanto guadagnano, dove vanno, quando fanno la pipì, con chi vanno a letto. Vogliamo sapere tutto di queste persone. Forse questa morbosità il wrestling l'accetterà e comincerà a utilizzarla anche nelle storyline. Non è una china che mi piace molto, però se è questa, l'accettiamo. Grazie davvero di cuore per aver seguito. Io sono Stefano, la voce di AW Italian Podcast. Noi ci risentiamo alla prossima.